Ok, bene, ci siamo. Siamo un po' in ritardo, scusate, ma il lavoro dello chef si sa quando si inizia, ma non si sa mai quando si finisce. Buongiorno a tutti, sono lo chef Cristiano e siamo in diretta da Tokyo. Oggi vi presenteremo un piatto tipico italo-giapponese, che è molto famoso, molto in voga in questo periodo nel Giappone. Praticamente vi presenterò degli spaghetti con delle uova di merluzzo, questo, sono uova di merluzzo fresche marinate con peperoncino e praticamente con del sale. Poi avremo una base di peperoncino e aglio e alla fine utilizzeremo del basilico giapponese che non ha niente a che vedere comunque con il nostro basilico. È molto saporito, ha un sapore molto forte e si usa pochissimo per decorare il piatto e per comunque dare del sapore alla pasta. Ecco, poi finiremo con delle alghe nori. Per chi le conosce, sono le alghe che si usano per il sushi. E la base sarà fatta di aglio, olio e peperoncino. Ok, adesso per prima cosa andremo a cucinare la nostra pasta, spaghetti. Butteremo la pasta nell'acqua già presalata e aspetteremo circa 9 minuti mentre la pasta cuoce. Nel frattempo prenderemo l'aglio. Lo apriremo a metà e toglieremo la parte centrale, che diciamo quella che è un po' dà quel pizzico di sapore sgradevole, non viene praticamente digerito dal nostro corpo. Andiamo a pelarlo, lo taglieremo e andremo ad affettarlo sottile sottile, come se fosse una pasta aglio. Una volta affettato, andremo ad aggiungere il nostro aglio nella padella con dell'olio extravergine d'oliva. Fortunatamente qui a Tokyo si trovano un po' di tutte le qualità di olio extravergine. Ormai i prodotti italiani sono un po' ovunque. Ecco, questa è la mia selezione di olio pugliese. Molto buono, forte. Andremo a mettere il nostro aglio all'interno e lo faremo rosolare leggermente. Allora, le dosi che vi presento oggi sono per una persona. Dunque, ho utilizzato 80 grammi di spaghetti. Utilizzeremo mezzo spicchio d'aglio, questo a piacere. Aggiungeremo del peperoncino piccante, che dia sempre quel tocco in più, e andremo a utilizzare le nostre uova di merluzzo all'incirca in 30 grammi l'una. Ecco, queste uova di merluzzo praticamente, se non avete la possibilità di trovarle, diciamo che ormai si trovano altre uova differenti, si possono usare uova di trota, non quelle di salmone perché sono molto grosse. Potete trovare delle uova che siano molto fini, sottili. Ecco, io adesso ve lo faccio un po' vedere così. Questo è il nostro uovo, la sacca delle uova di merluzzo. Praticamente viene tagliata e andremo a togliere la pellicola esterna per recuperare le piccole uova all'interno. Qua. Poi io uso i bastoncini, giapponesi, ormai mi sono nipponizzato, e andremo praticamente a levare le uova, eliminando la pellicola che le mantiene all'interno.
Questa è quella, la pellicola che viene praticamente eliminata, la sacca delle uova. Queste sono le nostre uova pulite. Dopodiché andremo ad aggiungere una decina di grammi di olio d'oliva. Se volete, si può anche aggiungere della panna, però il discorso della panna con le uova di pesce a me sinceramente non piace molto. Qui in Giappone la usano perché è più per un fatto di tenere facilità per tenere la pasta un po' più morbida, un po' più salsosa, anche perché utilizzando queste uova sono un po' come le uova per fare la carbonara. Le uova, essendo crude, non vanno mai cotte, altrimenti diventerebbe una frittata. Una volta aggiunto l'olio, noi andremo a scaldare il nostro aglio olio. Mentre aspettiamo che la pasta cuocia. Ci vorrà un paio di minuti ancora. Tenetela sempre al dente la pasta, ovviamente. Diciamo che adesso in Italia prodotti giapponesi si trovano un po' ovunque. Il nori, l'alga la trovate un po' ovunque. L'importante è che sia abbastanza secca, croccante. Verrà poi tagliata con le forbici sottile sottile e questa servirà per la guarnizione. Dopodiché, se avete problemi con il shiso, solitamente si può trovare, ma è una cosa un po' più forse per la ristorazione. Ma se non avete shiso, il basilico giapponese potete utilizzare benissimo anche del prezzemolo, comunque del basilico fresco. A vostro piacimento. Ecco, una volta che diciamo, l'aglio olio abbiamo isolato, la nostra base di aglio olio peperoncino, andremo poi a metterla sopra le nostre uova. E andremo poi ad amalgamarli. Ve le faccio vedere un po' più da vicino. Magari adesso la luce non è un granché, però se riuscite a vederle, è così. Dopodiché, una volta fatta la salsa, andremo a mettere la nostra pasta all'interno nella bacinella, senza passarla a fuoco. Se dovesse diventare troppo dura, potete aggiungere dell'acqua di cottura per renderla un po' più morbida. Adesso andiamo a mascolare la nostra pasta. La mescolerete molto brevemente. Si stanno già rassodando le uova. Aggiungete leggermente dell'acqua di cottura e mantecate la pasta all'interno della ciotola. Una volta fatto questo, andremo a mettere la pasta nel nostro piatto. Recuperando tutta la salsa. Se avete una spatola o un cucchiaino, andate a recuperare la vostra salsina. Dopodiché aggiungeremo il nostro shiso come guarnizione, decorazione, e il nostro nori. Ecco, il nori lo possiamo tagliare anche con le forbici. È molto più semplice. E non dà problemi usando il coltello tante volte, ma poi
attaccarsi sulla parte del tendone, è difficile poi toglierlo. È un prodotto molto, molto delicato, la Nori, perché se una volta che prende l'umidità si ammorbidisce e diventa difficile lavorarlo. Comunque, sempre meglio aprirlo all'ultimo minuto e toglierlo dalla competizione. Ecco qua, la nostra pasta è finita. Questo è un piatto tipico giapponese, si chiama spaghetti con salsa di mentaiko. Mentaiko sarebbero le uova di merluzzo. Potete aggiungerci del tomato, dei pomodorini freschi, potete aggiungere anche delle verdure se volete. Dei broccolini o qualche volta io metto anche delle acciughe, dei fiori di acciuga. E essendo comunque a base di uovo fresco come la carbonara, cercate di consumarla il più presto possibile perché altrimenti diventerebbe un blocco unico. Ecco, se volete evitare questo, aggiungete un goccio di panna e la panna vi aiuterà a rendere un po' più morbida. È un piatto semplice, molto facile da fare. Facilissimo. Poi se avete delle domande o volete chiedere qualcosa, lasciate pure il vostro commento, la vostra domanda all'interno del sito e vi risponderò al più presto. Per ora vi ringrazio, è stato un piacere. Spero di avervi dato comunque qualcosa di interessante, un po' diverso. Grazie, tanti saluti da Tokyo. Adesso sono le 9:30 di sera e niente, buon appetito. Grazie, ciao.